Bentornati a Linea Diretta, le migliori risposte alle vostre domande. Oggi parliamo di adozioni e affidamento e lo facciamo con l'avvocato matrimonialista Rossella Angiolini. Detto questo, siamo in diretta e se volete fare delle domande perché avete un qualche cosa da chiedere all'avvocato, potete farlo o telefonicamente oppure anche mandando un'email come hanno già fatto tanti telespettatori, perché cercheremo poi, se uno, posso dire una cosa, se uno ha un altro problema e gli vuoi chiedere qualcos'altro, sicuramente fammelo. noi siamo qui, va bene? Siamo qui, perché sa, a volte uno dice qualcosa, non si parla di quello, sì, non no, la chiamo. No, ma noi qualsiasi domanda cerchiamo qualsiasi di chiarirla. Domanda potete farlo. Quindi abbiamo parlato di questa adozione speciale, l'avvocato è stato... Ora c'è una... dice, ho avuto un figlio da una relazione extraconiugale. Sì. Il padre ha un altro figlio nato in costanza di matrimonio, quindi questa è una signora che lo sta dicendo. Hanno gli stessi diritti? Certo, sia il bambino nato, diciamo, fuori dal matrimonio, sì, sia il bambino nato, il figlio, quindi parliamo di figli, nato in costanza di matrimonio, di fronte alla legge italiana, hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri. Ma questo ultimamente... Sì, infatti, Susanna, perché prima c'erano i figli di serie A e i figli di serie brava. B. Finalmente, dopo 30 anni, il Parlamento ha fatto una legge con la quale ha equiparato i figli legittimi dai figli naturali. Figli legittimi, erano chiamati figli legittimi quelli nati nel matrimonio, figli naturali quelli nati fuori dal matrimonio. Quindi, tanto per incominciare, questa distinzione non c'è più, sono tutti figli, indipendentemente dalla situazione in cui sono nati. E questi figli hanno gli stessi doveri. Faccio un esempio. Gli stessi diritti. Se noi prendiamo la legge che prevedeva i diritti ereditari, i successori, sì, prima di questa equiparazione tra i figli, e i figli nati fuori dal matrimonio avevano diritto a un una tantum, a una sorta di vitalizio, una percentuale. Ora invece ereditano in egual maniera. Oppure il figlio nato fuori dal matrimonio, sì, aveva soli i genitori, non aveva i nonni e non aveva gli zii, perché non era riconosciuto il legame di parentela, sì, con l'altro genitore, che appunto perché ovviamente non era nato in costanza di matrimonio. Ora invece, con la nuova legge, fortunatamente, questo figlio, ripeto, anche se nato da coppie non sposate, ha due nonni, agli zii, sì, 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 né più e né meno come un figlio. Cioè, dopo quello sta a discrezione della parentela accettare o non accettare. Però, insomma, per la legge italiana c'è questo legame, che significa che se i genitori non fossero in grado di mantenere questo bambino, la legge prevede che devono essere i nonni. Sì, sì, se non ce la fanno i nonni, gli zii. Se un figlio non gli è riconosciuto questo legame di parentela, non acquisisce neanche il diritto, in caso di difficoltà dei genitori, di poter essere mantenuto dai nonni. No, no, è giusto, perché i bambini che nascono non hanno nessuna colpa, no? Però effettivamente è una legge recente. Quanto saranno? 3-4 sì, anni? Sì, sì, no, anche meno. Credo addirittura all'inizio dello scorso anno è venuta fuori, quindi pochissimo. Quindi immaginiamo che quanto. Se non ricordo male, perché c'era qualche personaggio un po' VIP che cominciò a muovere le acque. Certamente, e allora si sono decisi a fare. Come un'altra cosa che non era assolutamente giusta. I figli, quando si trattava delle situazioni dei genitori che erano sposati, competente era il tribunale, come lo era ordinario, quindi il Tribunale d'Arezzo. Se c'erano dei contrasti tra conviventi con un bambino piccolo, la competenza era del Tribunale per i minorenni a Firenze, quindi con una difficoltà maggiore poi ad arrivare. Ora invece questo non è più, perché il Tribunale ordinario è competente sia per le coppie sposate che per le coppie conviventi. Ma c'è voluto degli anni. Ma mi immagino, perché anni. Si è sempre parlato di figli di serie A e di serie B. Infatti. Ora, meno male, non esistono più. Altra domanda che ci viene posta da una signora. Cosa significa affidamento condiviso dei figli? Allora, questo è... Sì, anche questa è una normativa più datata, diciamo, perché nel 2006 c'è stata è stato riformato il diritto di famiglia e una, diciamo, dei cambiamenti fondamentali è stato proprio l'affidamento, che prima l'affidamento veniva concesso solo a un genitore. Cioè, una coppia si separa. Sì, si separa. Praticamente prima del 2006 i figli venivano, nel 99% dei casi, affidati alla mamma, e ora dopo spiego la differenza. Sì. Ora invece vengono affidati
giustamente aggiungo io, a tutti e due i genitori. Dov'è la differenza sostanziale? Che quando c'era l'affidamento esclusivo alla ad madre, un genitore che quindi era la madre decideva su tutte quelle che erano, diciamo, le cose più importanti per i figli, dall'istruzione, dalla scuola, dall'attività, dalla scelta di seguire religione o meno. Il padre poteva solo vigilare sulle decisioni della madre e se non era d'accordo doveva tornare in tribunale a dire il giudice e quindi investirlo di questa questione. Sì. Capisci, Susanna, che era molto limitato il potere e il ruolo del padre. Oggi invece non è più così, perché affidata a tutti e due i genitori, che cosa significa? Che tutti e due i genitori hanno l'obbligo non solo di condividere l'onere del mantenimento dei figli, naturalmente, ma anche il diritto di scegliere insieme tutte, diciamo, le scelte, diciamo, più importanti, fondamentali per l'educazione dei figli. C'è voluta una legge per questo? Nel 2006. No, cioè da, scusi, sì, voglio cioè dire. Dal 1975, che è la legge del diritto di famiglia, siamo arrivati, per arrivare a questo concetto, al 2006. Ma era un concetto che doveva essere chiaro, mi sembra. Certamente, ma in Italia si va sempre molto, si torna come al discorso di Alfano e dei matrimoni tra omosessuali, cioè in Italia ci vuole molto tempo. Se due si separano, voglio si separano dal marito o dalla moglie, ma non si separano dai figli, quindi voglio dire, doveva essere una cosa logica anche prima. Anche perché il padre non ha solo l'obbligo di mantenerle i figli, ha anche il diritto, e qui devo spezzare una lancia dei padri, hanno anche il diritto di partecipare all'educazione e alla crescita dei loro figli. Senta, una cosa che mi viene in mente, che col fatto che quando i figli, la casa viene affidata ai figli adesso, no? Non viene più affidata alla madre. No. Ecco, mi fai chiarezza anche su questo, perché guardi, c'è tanta confusione anche, anche su questo. Anche questa è giusto, la ringrazio Susanna, perché anche questa è proprio una disciplina del 2006 che è stata inserita in questa legge. No, io non ho figli, non sono ancora separata, no. Però... Certo, ma è una domanda molto pertinente perché molte persone che vengono a me lo studio me lo chiedono. Allora, la casa è questo, dunque, allora, la casa coniugale in una coppia sposata, quando ci sono dei figli minorenni o anche figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti, quindi magari che studiano, che hanno difficoltà a trovare il lavoro, la casa coniugale viene assegnata a quel genitore, secondo la nuova normativa, con i quali vivono i figli, cioè che la collocazione prevalente può essere con un genitore o con l'altro, perché anche se vengono affidati a tutti e due non è che questi figli possano stare una settimana da un genitore e una settimana. No. Quindi c'è una collocazione prevalente che solitamente è con la madre, anche in questo caso. Quindi la casa coniugale viene, diciamo, assegnata in uso in relazione alla collocazione dei figli. Certo. Allora, quando i figli sono grandi, economicamente indipendenti, o perché si sposano, perché si mantengono da sé, questa casa ritorna all'effettivo proprietario, che solitamente è il marito. Però se la casa è di tutte e due... Se la casa è di tutte e due, ovviamente al 50%, la moglie ha diritto di restarci. Ora, per, diciamo, analogia, perché i tribunali, questo l'hanno fatto i tribunali, questa nuova legge la applicano anche, la estendono anche alle coppie non coniugate. Quindi, se una coppia non coniugata acquista una casa, uno dei due, o l'acquistano insieme, di solito fanno il mutuo questi giovani, e poi si separano, la casa coniugale, il principio è lo stesso, viene assegnata a quel genitore con il quale vivono i figli, la cui collocazione dei figli è prevalente, anche se la casa, non sono sposati, fosse di proprietà del padre dei bambini. Ecco, quindi anche quando ci si separa la casa viene affidata ai figli. No, lo sa perché lo specifico, Susanna? No, fa bene. Perché tante volte, questo invece lo devo dire, questi uomini magari comprano la casa e poi dicono, ma noi si va a convivere, perché se succede qualcosa ognuno te ne vai. Ognuno per i fatti suoi. Questo avviene se non ci sono figli, ma se ci sono figli, il genitore collocatario resta lì in quella casa con i figli, anche se è di proprietà del compagno e anche, appunto, se non sono sposati. Vabbè, ogni cosa è rispettabile, quando ci sono i figli, voglio dire, bisogna un po' essere più attenti. Questa è proprio una... Ho scoperto che mia moglie mi ha tradito con una sua collega di lavoro femminile. Sono rimasto sconcertato nello scoprire le tendenze sessuali di mia moglie, che ritengo pregiudizievoli per nostra figlia. Vorrei chiedere l'affidamento esclusivo. Posso ottenerlo? Questo è un padre, giustamente, che lo sta chiedendo. E qui si ritorna alla sentenza che di cui abbiamo parlato prima, che addirittura quella di Roma che lei citava prima, che addirittura il giudice ha ritenuto utile, idoneo per la bambina che venisse adottata anche dall'altra compagna. No, io devo rispondere a questo signore che non è una ipotesi di affidamento esclusivo questo. Perché?
perché prima di tutto non è dimostrato da un punto di vista psicologico che per un figlio crescere con la madre, l'accompagno con il padre e il compagno possa creare degli squilibri a livello psicologico. Probabilmente li realizzerà, però scientificamente, io questo lo devo dire, non è dimostrato. È l'opinione di ciascuno di noi, personale. Che si dice, di solito c'è un babbo e una mamma, un figlio cresce. È legata al nostro retaggio culturale, alla nostra educazione, alla nostra cultura. Però non è un fatto scientificamente provato. Che i bambini possano avere dei danni. Quindi, se la signora appunto si è separata e convive con una compagna, questo non è motivo per di affidamento esclusivo. Ovviamente, se il giudice, se a un certo punto questo padre, con una consulenza in giudizio, dovesse verificare che da questa, diciamo, convivenza, relazione alla bambina, certo, ne derivano dei turbamenti, allora a quel punto si giustificherebbe l'accoglimento della domanda di affidamento esclusivo. Però vede, e si torna sempre lì, no? Cioè, non c'è una legge per affidare o far adottare i bambini alle coppie gay? Sì. Però in questo caso, cioè, allora si aggira la situazione. Ma certo, perché... Cioè, penso, mi scusi, la mia constatazione, un'irazione mia... Io non è che voglia polemizzare, Susanna. No, però, ma nemmeno io. Però, diciamo, la sua riflessione giusta mi porta a dire che il Parlamento, specialmente su questi temi delicati, che poi sono anche temi che hanno un risvolto etico, farebbe bene a legiferare e anche velocemente. Invece mi sembra che, a torto, a ragione, non lo so, però sono concentrati su tutt'altri problemi, anche attuali. Però questi sono dei temi che toccano l'essere umano e che toccano la famiglia. E quindi, a mio parere, dovrebbero avere la prevalenza rispetto ad altre leggi su cui vabbè, si può discute. Fare sia l'uno che l'altro. Una famiglia, se ha un problema in famiglia, non è che si blocca tutto, si continua a vivere il quotidiano. Quindi, voglio dire, se ci sono delle problematiche del genere che sono importanti, uno dovrebbe cercare un pochino di... guardare. Dopo è inutile fare le polemiche alla fida. Come questa potrebbe essere una polemica, brava, come mi è sorta a me spontanea, brava, perché lei sia quegli altri no? Brava, è proprio così, perché mancano le leggi che siano idonee a occuparsi di questi problemi. Allora, guardi, abbiamo concluso il nostro tempo a disposizione. Allora, voglio ripresentarvi l'avvocato matrimonialista Rossella Angiolini, che oggi è stata con noi per parlare di adozioni e affidamento. E allora vi ricordo che questa è Linea Diretta, le migliori risposte alle vostre domande. Grazie per averci seguito.